Cosa resterà di questi anni Ottanta? Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici e le amiche dello Gioco Duro, tutti i fratelli rossoneri. Buongiorno a tutti. Allora, di cosa parliamo oggi? Oggi sono un po' malinconico, nostalgico. Perché? 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 Tra pochi giorni, per l'esattezza dopodomani, comincerà il mondiale, prima partita Russia-Arabia Saudita, dove vincerà la Russia, già ve lo preannuncio perché è padrone di casa, eccetera. Comunque, fra pochi giorni inizia il mondiale. La mia domanda è: che fine hanno fatto gli osservatori? Cioè, i giocatori, i colpacci, scusate ma sono allenate, sono ieri. I colpacci, quando è che si fanno? Prima o dopo il mondiale? E no, perché in questo nuovo mercato dove nessuno c'ha soldi, si fanno le plusvalenze svendendo i ragazzini, eccetera, no? Devi fare il colpaccio, cioè devi prendere qualcuno a poco, semi sconosciuto, che poi aumenta di valore. Ok? Quando vanno fatti questi colpi? Prima del mondiale. Se li fai dopo, non hanno più lo stesso prezzo. Capisci che adesso inizia il mondiale. Se un giocatore fa bene il mondiale, il prezzo papam, schizza. Uno, non te lo puoi più permettere, perché ci sono squadre che hanno più soldi, lo sappiamo, ho fatto mille volte questo discorso. Due, non ha più senso comprarla con le cifre, lo dovevi prendere prima. Siccome ad oggi l'unica squadra che sta comprando è la Roma, che tra l'altro stasera Claudietto, il nostro youtuber della Roma, ricordo che nel canale non sono solo io, il nostro youtuber della Roma romanista, stasera farà proprio il video sulla Roma, quindi lo troverete. Stavo dicendo, a parte la Roma, le altre chi stanno prendendo? Chi stanno prendendo? Ma anche a pre... Ma non sto dicendo tipo l'Inter prenderà Nainggolan, si vedrà, eccetera, non sto dicendo i colpacci. Ma qualche giovane da prendere e girare in prestito, come si faceva ai vecchi tempi, più anni 90 che anni 80, no? Tu prendevi un giovane che più o meno poteva crescere, lo davi a una piccola, un Sassuolo, un Cagliari, un Atalanta, lo facevi crescere e poi te lo riportavi a casa, no? Mi ricordo quando andavo a vedere acquisti cessioni, sai, sulla Gazza c'erano 2000 nomi sconosciuti al mondo. Che erano là, entravano, uscivano, entravano, uscivano, ma adesso non sono neanche quelli. Cioè io vado a vedere, acquisti Milan, siamo al 12 di giugno, zero. Zero! Acquisti Juventus, Perin, e vabbè, bel colpo. Acquisti Inter, Lautaro Martinez, che avevano preso a gennaio, e i parametri zero, vabbè. Ragazzi, i ragazzini da prendere, i giovani da prendere, da girare, dove sono finiti? Cioè, non si va più a guardare i giocatori. Ormai è tutta una roba di procuratori. Cioè, anche Justin Kluivert che ha preso la Roma 20 milioni. Che va bene prendere un giovane 20 milioni, è una promessa. Però già sono 20 milioni. 20 milioni. Cioè, tutti quei giocatori che prendevi 1, 2 milioni, 3 milioni, poi li rivendevi, poi li mettevi come contropartita. Che fine hanno fatto? Che fine hanno fatto? Oh, magari sono io che mi ricordo male, magari qualcuno di voi mi saprà dare delle delucidazioni migliori. Io ricordo che in questo canale sono un tifoso come voi, non sono qui a insegnare niente a nessuno come fanno altri canali. Io sono qui a fare due chiacchiere con voi, ridere e scherzare. Quindi spiegatemi voi a me che fine hanno fatto. Cioè, tutti questi piccoli acquisti, dove sono? Dove sono finiti? Ma mistero della fede, mistero della fede. Quindi, ragazzi, vi lascio con questa domanda oggi: che fine hanno fatto tutti quei piccoli acquisti? Gli osservatori. Io mi ricordo, andavo in Brasile, cioè la mia andava in Brasile. Guarda, c'è un giovane interessante, si chiama Kakà, nome di merda, non bellissimo. Infatti, Moggia aveva detto con quel nome non lo prendo. Ho fatto bene. Con quel nome non lo prendo. Arriva a Milano. Ma non è che l'avevi pagato chissà quanto, eh? L'avevi pagato poco, come si paga un giovane. Lo metti là, lo provi in allenamento, e poi, tipo Thiago Silva,
Lì già l'avevamo pagato tanto, 20 milioni, tantissimo avevamo pagato, però l'hai preso a gennaio, che non era ancora diciottenne, aveva 17 anni, l'hai preso là, l'hai fatto allenare per 6 mesi nella squadra e poi è uscito fuori. Ma anche proprio gli sconosciuti, sai quei nomi piccoli che li prendevi, li giravi, poi te li riprendevi, spariti, spariti. Vabbè ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, se sono pazzo io. O no, anche perché nel calcio di oggi, fatto di plusvalenze, questi sarebbero fondamentali. Io già lo odio sto calcio di plusvalenze, lo odio. Per me ci vuole uno che arriva, mette i danè, comp chi vuoi. Vuoi quello? Quanto costa? Dammi, prendo, lo prendo, basta, finito. Per me dovrebbe essere così i top club. Però, siccome non è così, dobbiamo star lì, vedere il bilancio, vedere le plusvalenze, diluiamo e spalmiamo, è andata a quel paese. Almeno facciamole. Facciamo delle operazioni intelligenti. Facciamo delle operazioni intelligenti. Prendiamo i giocatori a poco, cerchiamo di prestarli, di farli. Tra l'altro, secondo me, giustamente, come dicevo da anni, anche le piccole non le vogliono più i giocatori in prestito. E c'hanno ragione. C'hanno ragione. Ma se io sono tipo un Sassuolo, cosa prendo a fare in prestito un giocatore per valorizzarlo a un altro? E poi se ne ritorna di là. O me lo dai a titolo definitivo, o se no ti metto una bella ricompra alta, così almeno ci faccio un bel margine. C'hanno ragione pure loro. C'hanno ragione pure loro. Ragazzi, vi ricordatevi di spolliciare. La diretta la facciamo alle 15. Oggi ho portato il computer. Se riesco, non prometto niente, non prometto niente, ma se riesco, provo a fare la diretta sia su Facebook che su YouTube. Ci provo a farla in contemporanea senza far saltare il segnale che ieri è saltato. Senza farlo, ci provo. Per tutti quelli che ci seguono da Facebook, ve lo ripeto, iscrivetevi al canale YouTube così vedete sempre le dirette. Su Facebook avete più contenuti perché ci sono anche gli altri YouTubers. Oggi Stefano ha fatto il video sulla Serie B, è un'introduzione al mondiale. Andate a vederlo, bello, interessante. Stasera Claudietto farà quello della Roma, ma lo metteremo anche su YouTube quello della Roma, ok? Quindi vi saluto e vi ringrazio, sorridete, gli spari sopra sono per voi. Ciao!